Uno spettacolo andato in scena già lo scorso anno, quello di Luigi Miranda nel suo quartiere generale di via Salvatore Tugini, allora candidato sindaco di Foggia, oggi come candidato di Forza Italia per il Consiglio regionale pugliese. Tanta gente ad ascoltare i propositi di un giovane che ha sempre mantenuto gli impegni assunti col suo elettorato, cominciando dalla sua associazione Qualità della Vita, per finire alla rete di associazioni che lo hanno sempre seguito ed apprezzato. Ieri sera invece ha aggiunto il sostegno del Cavaliere, con cui in questi ultimi tempi ha avuto modo di confrontarsi a Palazzo Grazioli. Berlusconi punta su questo giovane dalle capacità persuasive e dal suo attaccamento alla sua terra, a differenza dei suoi conterranei che a Palazzo di Via Capruzzi non hanno saputo difendere la loro terra. Miranda, salutato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro, ha illustrato ai suoi affezionati amici, potenziali elettori, il cammino che si è prefissato per raggiungere uno scranno alla Regione Puglia. Io ho avuto più volte interlocuzioni con il presidente Berlusconi, l'ultima delle quali ieri l'altro. Sono stato lungamente a parlare con il presidente a Palazzo Grazioli, che ha piacere che vi sia una nuova classe dirigente che si sta affacciando in tutto il territorio nazionale, in questo caso per quanto mi riguarda in provincia di Foggia. Io vado avanti con la mia campagna elettorale in Forza Italia, che rappresenta il partito del centrodestra, il partito del presidente Berlusconi, e sono convinto che riusciremo a portare un grandissimo risultato nell'interesse della Capitanata e nell'interesse della Puglia. Credo che la mia presenza in Forza Italia in questa campagna elettorale sia più che un ingresso, anche perché è un ingresso voluto, richiesto, condiviso con la base che sempre mi segue, perché non dimentichiamo mai che io non rinnegherò la mia origine associativa e come impegno civico.